Allora, andiamo un attimo sulla partita, Manu. Iniziamo Faccio da. vedere le statistiche, Manu. Allora, ci mancherebbe che l'Inter, insomma, non, contro il Monza in casa non abbia queste statistiche. Allora, vi posso dire una cosa, rispetto alle altre partite, dove comunque eravamo incazzati, però tu dici, vabbè, comunque la partita l'hai fatta, le occasioni le hai avute, te la prendi con Lukaku, con Lautaro, insomma, con gli attaccanti che non segnano. Oggi non te la prendi neanche solo con loro, cioè oggi proprio a livello di atteggiamento l'Inter non mi è piaciuta, perché se nel primo tempo abbiamo visto una squadra che bene o male qualcosina ha anche creato e fatto, nel secondo, da quando sono entrati in campo, ragazzi, non so se è stata la mia impressione, io ho visto poca intensità, perché tu dici, vabbè, loro sono tutti schiaffati lì, bene o male, ma se tu pressi, vai, spingi, prima o poi magari la sta palla la butti in porta, l'Inter non l'ha fatto, non l'ha fatto, a me questo mi sta facendo arrabbiare, mi sta mandando al manicomio. Questo. Beh, Manu, ma avevano palesemente testa la Champions, dai. Bravo. Palesemente. Ma io non ce l'ho vista nell'Inter, No, nemmeno io. sinceramente. Io ho visto il secondo Sì. tempo perché prima era a vedere il basket, però non l'ho vista. Secondo me un po' di No, ma. stanchezza, forse. Sì, ma l'Inter è anche Però. sfortunata, però, Ma secondo me non è sfortunata, è che i giocatori sono Dai, scarsi. giusto, Cioè, oggi Lukaku due se gol di non prende mai la Dzeko. porta. Ma Lukaku se mangia un gol quando tira a giro, che deve. C'ha la Sì, porta ma lì. anche Di Però Gregorio fa due Dzeko. miracoli. Vabbè, Dai, miracoli ragazzi, su, cioè, è dai, anche su. sfortunata, non si può dire di no. Ragazzi, ma Lukaku non ha Ma mai se non segnato sul segni, ma serie per l'Inter, eh? se non segni te tre partite in casa consecutive, cioè ci deve essere un problema, non è che solo la Ma sfortuna. No, certo ma il che problema c'è, c'è, ma però. certo Cioè, che c'è, Augu. Ragazzi, allora, giustamente. Lukaku non ha segnato con l'Inter No, ma. su azione mai, cioè, ovviamente in campionato, quindi, boh, veramente, un giocatore Cosa pagato c'è? 8 milioni di stipendio non lo fa, uno che doveva cambiarti l'Inter, Augu. vabbè. Lautaro è da marzo che non segna, mi dispiace, ma purtroppo anche Lauti sta avendo un Lautaro è periodo così. imbarazzante. Correa lasciamo perdere, però Torre, se dici che è imbarazzante Lautaro, lo devi dire anche di Lukaku. No, perché almeno Lukaku ci prova. Secondo voi Come ci a prova? oggi quest'Inter qua è più forte dell'Inter del grande Osvaldo, tra l'altro? Qua ci Guarda sta D'Ambrosio come è rimasto, Andre. D'Ambrosio unico che non lascia mai la solo nave, Nagatomo eh? li prenderei di questa squadra. Vabbè, c'hanno Kovacic, Kovacic, oh, ma che Hernanes. Kovacic? Vabbè, Osvaldo l'unico, cioè, no, ragazzi. era un fenomeno, ragazzi. Ma chi è quello Raga, ma lui chi tra è? Hernanes e questo? Non È so. no, no, non è È in Belfort, è Villa? sotto. Mi Ah, sta in bravo. Villa? Villa, No, chi è? Villa. Villa. E questo qua chi è, scusate? Andreoli. Andreoli. Fenomeno, Sì, fenomeno, mamma mia. no, questo a FIFA, non mi ricordo se a FIFA o a un gioco di manager tipo Sì, appiccicato, deve di essere un fenomeno. manager era forte. Scusa, ma quello a fianco a Ranocchia chi è? È con lei Juan Jesus. Oh, raga, No, è Obi. è Ah, Obi, vi racconto una Juan perla su Obi. Praticamente c'era un ragazzo che faceva il bidello nella mia scuola, che poi si è trasferito a Milano. Che un giorno cioè ha beccato questo ragazzo sulle scale con la cosa dell'Inter, lo vedeva sempre con sta roba dell'Inter, un po' un giorno gli fa: "Ma tu sei Obi?" E lui praticamente si è vergognato di dirsi, poi dopo invece ha scoperto che era lui davvero, che cioè, Io la avevo detto di mamma, no. no, gli aveva detto di no, fa: "Ma sei Obi?" Vabbè, è una Ma cagata, perché no. l'ha detto di no? Boh, non lo so, però gli aveva detto così. Torre, lei l'ha vista la partita o no? No, no, l'ho Sì, vista, ma l'ho eri con vista. noi, eri con noi, stavi anche piangendo, ti lamentavi della sfortuna. Vabbè, sì, no, non l'ho vista, l'ho visto. Ho visto un Inter che comunque ci ha provato, nel bene e nel male l'Inter comunque è sfortunata. Chi dice no, dai, è evidente che l'Inter è sfortunata. Vabbè, non è No, serio. Non sei sono serio. serio. No, No, raga, non ha raga, torto, dai. Raga, l'Inter è No, sfortunata. Eric, Però, sta torto perché la sfortuna oggi non c'entra niente. Dai, ma sono minchia, culi. ragazzi. Però Dai, raga. scusami, Torre, se dici che l'Inter è sfortunata, devi anche ammettere che la sfortuna gliela Grazie, porti te, Fucina. quindi è colpa tua. Ma fin qui, ma guarda, Quindi. qua io quasi quasi ci sto pensando, perché non è che posso far arrivare seconda la Lazio. Cioè, io ho preso la Lazio da sesta, l'ho portata a seconda. Cioè, ma io voglio una statua in centro a Roma. Cioè, io voglio una statua in centro a Roma. Scandalo. No, secondo me la sfortuna oggi non c'entra niente, vi dico la verità. Cioè, che l'Inter non gli giri niente bene, è vero, per carità, però oggi proprio la Però sfortuna non c'è. Manu, Sono tre guardiamo le Felice, gli statistiche, altri sono ok? Ciro e Cioè, Gennaro. se tu guardi le No, ma ci statistiche, l'Inter ha mancherebbe. 2.09 di expected goals, 25 Beh. tiri, 6 in porta e non riesce a farne neanche uno. Augusto, Cioè, nulla di statisticamente fatto. sta roba è follia, ragazzi. Cioè, non è una roba normale che succede tutti i No. giorni. Vuol dire che l'Inter comunque ha costruito. Sì, però Esatto, Enerix, sì. queste statistiche vanno benissimo, ma se tu poi le metti sulla partita e tu vedi che comunque l'Inter ha fatto un possesso palla sterile, per dirti, quindi lì anche se c'è 70% ma è sterile, quindi non ti serve a niente, cioè poco ci fai, capito quello che ti dico? È vero, l'Inter poteva segnare, ma ci mancherebbe che non hai due gol col Monza in casa da poter segnare.
Cioè, no, io ragazzi oggi veramente non riesco, non riesco a fare. Emanuela, comunque devi fare di più, cioè sei l'Inter, non è che sei no, ma poi vedi il Milan che pareggia, vedi il Milan che pareggia e tu comunque non sei al quarto posto, ci devi arrivare con fatica. Hai questa occasione così ghiotta ed entri in campo che non lo so, Lukaku una caldaia, quell'altro un fantasma, cioè io veramente ragazzi. Ma tu, Manu, scusami, Dio, ma tu, perché i tifosi interisti fondamentalmente, tolto Torre che vive un campionato a parte, però si dividono in pro e contro Inzaghi fondamentalmente. Tu in questo momento, proprio Inzaghi out, Amala, per esempio, quelli che si sono un po' rotti le scatole di Inzaghi, no? Anche Fabio così. E c'è tutto, c'è un'altra parte che dice che lo tutela. Non è colpa sua. Non è colpa sua. No, io dico che Inzaghi, ragazzi, se pensiamo che cambiando Inzaghi cambi la musica, secondo me sbagliamo. Perché oltre all'atteggiamento. Andrea, fai un pull in chat, per favore. Tecnicamente ci sono dei giocatori che secondo me sono anche imbarazzanti. Ci sono giocatori che hanno evidenti limiti, una rosa costruita anche così così. Quindi ci sono dei limiti proprio oggettivi al di là di Inzaghi. È vero anche che Inzaghi non ci sta mettendo niente di più per far sì che quest'Inter vada meglio, perché oggi è colpa anche di Inzaghi, perché se Lukaku sbaglia il gol davanti alla porta non è colpa sua. Colpa ai calciatori, sì, però l'atteggiamento e la mentalità di oggi, se la squadra non va e non ce l'ha, cioè Inzaghi tu dalla panchina, cavolo, fai qualcosa. Quindi per me non è Inzaghi out, perché comunque Inzaghi secondo me con quello che ha a disposizione a volte non fa neanche malissimo, non ti dà quel quid in più, però secondo me cioè, se mi dici Conte è un'altra roba, però... ma queste cose si sa, però votate però ragazzi, Conte sta squadra. Votate tutti, raga, siamo 4100, cerchiamo di votare tutti, così abbiamo l'idea un po' di com'è composta. Perché non aveva una squadra all'altezza per il suo gioco. Quindi ragazzi, figurati se tornasse in questo momento. Fasce. Perdonatemi, ma Dumfries e Gosens sulle fasce, cioè di che stiamo parlando? Ma Gosens non ha giocato male, secondo me, Ma io sì, ma perdonami, ma però io continuo a dirlo, c'è l'Inter, c'è 4 esterni, cast, di cui sono 4 cloni ognuno dell'altro. E che nessuno ha caratteristiche che salta l'uomo, nessuno riesce ma nessuno salta l'uomo un cross decente. E quindi da questo punto di vista, se tu giochi col 3-5-2 è già uno schema che tu non puoi adottare, secondo me. Poi è chiaro che l'infortunio di Çalhanoğlu ha complicato ancora di più le cose, perché era l'unico giocatore che ti dava qualità in mezzo al campo, perché poi se tu vai a vedere Mkhitaryan sta facendo un grande campionato, però è un giocatore che ha 35-36 anni, non può fare 90 minuti, fa delle singole giocate, bravissimo, però poi per un certo punto si eclissa anche lui. È che aveva ragione Manfredi, ragazzi, qui sono d'accordo con la chat. Non c'è nessuno che salti l'uomo, cioè non c'è un giocatore di reale qualità, ed è quello il problema. In una squadra che è costruita per segnare tanto... hai bisogno di qualcuno che salti l'uomo e di qualcuno che ti rompa le linee, perché se non c'è nessuno che ti rompe le linee diventa praticamente inutile poter andare avanti, cioè avere tutto il possesso nella metà campo avversaria ma non avere nessuno che ti spezzi le linee. No, l'unico forse Andre, sai chi è? L'unico è Çala, che può fare quella roba lì, però la fa 30 metri dietro una punta, quindi questo sì, l'anno è scorso vero. Lo faceva Perisic, ha ragione la chat. Bravo. L'anno scorso c'era Perisic. Questo è vero ragazzi, però c'è anche un'altra cosa, per esempio Barella, voi avete visto la partita in Champions, anche Dumfries comunque c'hanno ragione, una volta lo faceva Dumfries, lo saltava l'uomo, ma in velocità. Certo. Sì. Sì, ma però non fa neanche quello ultimamente. Adesso non lo fa più. Non lo fa più. Non fa neanche le valigie. Lui sta solamente aspettando che finisca il campionato. Ho capito. Però per il momento ti paga l'Inter, tu devi giocare. Ma non tutti hanno la testa di dire. Comunque, ragazzi, Marotta oggettivamente. Ultimamente non, cioè Dumfries era un giocatore che un cazzo. Dovevi venderlo l'anno scorso, Skriniar uguale, cioè proprio non ne ha presa una Marotta. A gennaio non hanno venduto Skriniar e poco dopo. Ma a gennaio neanche Augu, prima lo dovevi vendere Skriniar. Ma a gennaio avevi l'opportunità di monetizzare qualcosina, ma comunque poi c'è un giocatore che ovviamente non sta giocando, cioè non ti gioca. Aspetta che forse c'è un paziente. Augu, ti invito a fare una riflessione. Prego, ci dica. Il più grande problema dell'Inter è aver ripreso Lukaku e non Dybala. Stop. Col senno di poi. In realtà col senno di poi c'era chi lo diceva da sempre, io in primis, che Dybala era molto più influenzionato. Tanti raga di Roma, perché Correa che parliamo di CDK, ma Correa che cazzo di errore è, raga? Ma no, Correa, però qua Correa sbaglia Inzaghi perché lo rivuole dal Lazio, alla fine si è voluto portare un giocatore. Ma la Lazio era un bel giocatore, Correa Torre, eh? Cioè ragazzi, non facciamo finta che Correa fosse scarso. Andrea, no, Correa era un bel giocatore. Ma non vale 35 milioni mai.
Correa non vale 35 ma... milioni mai. No, adesso no, secondo me il Correa della Lazio 30 milioni li valeva. Ma poi ragazzi, Correa è arrivato, Lukaku se n'è andato e ci ha lasciati così. Volevano Thuram, volevano Zapata, soldi non c'erano, hanno detto però vabbè. Attenti a Thuram, perché Thuram non è ancora finita. Thuram arriverà. Fai vedere Andrea un attimo il risultato del pool della chat, per favore. Te lo faccio vedere subito. Oh, per la chat al 57%, Inzaghi è da cacciare. Ora, scusate, però bisogna fare una distinzione. Che significa? Oggi, cioè se tu oggi vuoi cambiare qualcosa, è chiaro che l'unica cosa che puoi cambiare è Inzaghi, perché i giocatori della dirigenza non li puoi cambiare. Ma non puoi rischiare di cambiarlo adesso, Augusto. No, esatto, come fai? È follia. Cambiare che... adesso Inzaghi è follia. Ma guarda che secondo me cambiare adesso... Kivu. Con Kivu che cambia? Ma che onestamente, ma guardate che in Champions League questi vanno da solo ormai i giocatori, Io non, cioè, non credo che sia tutta colpa di Inzaghi, credo che comunque la società sia quella maggiormente responsabile. Però se vuoi avere una rinfrescata, una scossa, una cosa, io penso che l'unica cosa che puoi fare è cambiare Inzaghi. O meglio, se la società interviene e dite ragazzi, ci dovete stare tutti quanti, pure se state con le valigie, dovete giocare tutti, Inzaghi resta. Ma perché sennò così ti responsabilizzi i giocatori, cioè così dice ai giocatori, avete ragione voi, va bene, è la colpa di Inzaghi, quando non è solo colpa di Inzaghi. Cioè a livello di mentalità, per esempio Correa, ragazzi, tecnicamente non è neanche malaccio, cioè da Salerno che non è che sta giocando malissimo, però il problema è che non mangia l'erba, cioè non è quel giocatore che, capito, ti dà quella spinta, non ci mette quella garra in più, perché questa mentalità fa sì che giocatori che a volte sono anche tecnicamente meno forti di lui però rendano molto di più. Nessuno all'Inter ce l'ha in campionato, poi vanno in Champions e vabbè, vanno da soli, per carità, ho capito, però rischia. Mamma, però a questo punto ragazzi, l'Inter, però scusate, l'Inter a questo punto ragazzi rischia, adesso faccio entrare tra l'altro uno, sì, faccio vedere la classifica, no, è l'Inter in questo momento, sì. Buonasera Emanuele. Ah, mi copio pure il cappellino, adesso l'ho capita, bellissima. Apro la chat. Adesso che faceva la storia dell'Inter, tre sconfitte consecutive in casa, non erano mai detto la storia dell'Inter, mai detto. Uno scempio totale, un allenatore inappropriato, i giocatori si autogestiscono, tirano fuori i coglioni solo nelle partite che contano e non riesce a vincere con il Monza, non riesce a vincere con lo Spezia, non riesce a vincere in casa con nessuno. Mai visto 11 sconfitte, deve andare via, non adesso, ma ora, in questo momento, sì, ma cacciamolo, può andare anche mio padre con la pancia, Pizzaiolo è meglio di Simone Inzaghi, mai un cambio modulo, mai niente, non prova mai la scena, però... ma si può perdere col mondo. Emanuele, dopo 13 anni, ti ha riportato in semifinale, dopo 13 anni, dopo 13 anni. Di sta semifinale allora... di merda, se non allora, alzi la coppa esultare. Non serve a niente, non, esultare, non serve un cazzo se non alzi la coppa. Non ma serve, arrivi in Conference League, porca troia, ma la devi piantare, ma dove arrivi? Ma facciamo figure di merda, basta, Monza, Spezia, Empoli, Juve, basta, cazzo, ma ancora. È colpa di Inzaghi se Dzeko sbaglia davanti alla porta? Ha fatto 75 minuti, Correa, non è buono manco a vendere i biglietti come a Ibiza, ma basta, Dumfries non può giocare a pallone. Chi metti? Ma metti che cazzo vuoi? Ma se non metti tu, è una follia. Mi sono tutti coglioni. Allora calma, Emanuele, si tranquillizzi perché la vedo un po'. Ma lei è una roba folle, ma questa scuola di merda ogni volta devo andare a vedere ste robe qua, ste figure di merda. Ma basta, ma non me ne frega un cazzo del quarto, la devi piantare con sta storia. Se tira sulla coppa poi parliamo, ma solo là. Adesso arrivi ottavo, va in Conference League. Questo è vero. Questo non siamo tutti in sei, ma siamo tutti in sei punti. Ma di che cazzo parliamo? Il terzo, ma di cosa parliamo? Sei punti, ma dai. Ho sentito prima la rosa. Ma con Empoli su la rosa? Con lo Spezia su la rosa? Ma che cazzo dite? Non c'è niente sta squadra. Non c'è un allenatore che non ha più in mano nella squadra. Si autogestiscono, ma si vede. È palese. Vogliamo continuare a fare figure di merda? Continuiamo a fare figure di merda. Se voi siete contenti, tu contenti tutti. Non è colpa di Inzaghi, è colpa di fiume in piena. Continuiamo con sta tiritera. Vai, continuate con sta tiritera. Vai, continuate. Emanuele, però ti invito a fare un ragionamento. Guarda, io concordo con te che Inzaghi magari non abbia... cioè, non... sono d'accordo con te su Inzaghi, ok? Posto questo, non te la prendi anche, per esempio, Barella, che ti fa quelle prestazioni così e poi va in campionato e sembra un micio. Cioè, colpa non te la prendi, no, perché tu... Ma io Barella, ma Barella,
siete voi interisti che parlate di Barella fosse Gerrard e Lampard. È un giocatore buono, non è un fenomeno, cazzo. Vabbè, contro il Monza, però hai detto tu contro chi sono i fenomeni nell'Inter? Non le può fare. Non ci sono fenomeni. Però hai detto tu stesso che contro il Monza non è che ci serve De Bruyne. Ma con il Monza può giocare anche nel panchinaro. E oggi il Milan comunque ha fatto una partita dignitosa con la seconda squadra. Paggio, ti saluta Marco Incerti di Ibiza, tifosissimo della Reggiana. Grande Marco, saluta però. Una domanda, voglio fare una domanda all'Inter tristi. Magari è una follia, no? Ma non Andy, è forse il caso... Non fare lo sgargiante, tifi una squadra di merda pure tu. La devi piantare ogni volta che ti atteggia. Fa schifo anche il Milan. Di che cazzo parli pure tu? Cosa parli? No. Che squadra tifi? Oh, ma Inter tristi fattuale, tifi Milan, Inter tristi. Stai buono a parlare dell'Inter. Porta rispetto, Hendrix. Porta Ma lei non mi sembra felice, Emanuele. Lei è venuto qui piangendo. Porta rispetto, basta. Te lo dico 37 volte. Porta rispetto. Sì, ma lei è venuto qui a piangere, Emanuele. Hai pareggiato col Bologna. Sei due punti avanti dalla squadra che ha perso 11 partite. Fai poco lo sgargiare. Ma lei è venuto qui a piangere. Come devo chiamarla? Interfelice. Cosa devo chiamarla? Interfelice. È venuto qui a vomitare lacrime. È venuto qui a vomitare lacrime. Come devo chiamarla? Interfelice, Emanuele. Che cazzo dice? Che cazzo dice? Ha perso col Monza. Ma quando è che questo papà ti cazzo la torte? Ti parla dell'Inter questo qua. Questo che squadra ti fa? Il Milan? Ti fa il Milan? Parla del Milan. Si è zitto a parlare dell'Inter. Portaste rispetto.